Focus. Ha preso il via in aula la discussione sul disegno di legge di riforma degli enti locali. Il testo valorizza il ruolo centrale del Comune come primo referente nell'erogazione dei servizi ai cittadini e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta. Il provvedimento propone anche il superamento delle attuali comunità montane a favore delle unioni di comuni. Oggi il Consiglio regionale ha richiamato un fatto importante, approvare la legge sull'esercizio associato delle funzioni dei piccoli comuni. Il PDL è stato assente in aula e quindi non abbiamo potuto procedere. Noi come Partito Democratico garantiremo ai piemontesi che questa legge venga approvata anche in assenza di parte della maggioranza entro i termini utili per permettere ai comuni di adempiere l'esercizio delle loro funzioni. Saremo noi responsabili al posto dei partiti di maggioranza. Si è iniziata oggi la discussione e la votazione dei primi articoli della legge di riordino degli enti locali relativamente all'obbligo di funzioni associate. L'altro aspetto importante di questa legge è che trasforma le comunità montane in unioni di comuni montani, finanziandole però non con la fiscalità generale ma con misure relative alla produzione economica presente all'interno delle singole unioni dei comuni montani.